Eccoci tornati in diretta per seguire tra poco la conferenza stampa di Jerome Powell. Attenzione perché stavo dando un'occhiata ai listini americani, sono scesi sotto la parità. Allora, vediamo che cosa sta accadendo con i grafici. Poi saluto il mio ospite, il Dow Jones perde lo 0,54, l'S&P 500 lo 0,38 e abbiamo anche il Nasdaq che cede lo 0,43%. Allora, Jean Ergas intanto, fatemelo salutare. Ben trovato, buonasera. Buonasera. Che succede? Allora, il rialzo dei tassi è stato come da attese, 75 punti base. Perché l'America sta reagendo così? Sta reagendo così per un motivo estremamente semplice. Io ho letto il comunicato. Il Sì? comunicato è un comunicato falco, è un comunicato duro. Dicono che faranno ongoing increases, ossia continueranno ad aumentare i tassi. Non c'è nessun segno lì o menzione del fatto che si potrebbe ad un certo punto cambiare rotta o diciamo o rallentare l'aumento dei tassi. Questo non c'è. Il mercato del lavoro rimane estremamente teso. Ossia tutti i segnali sono chiaramente che loro vogliono assolutamente arrivare al loro obiettivo nei termini più brevi possibile. Secondo noi sono pronti a sfrecciare attraverso i semafori rossi per arrivare al loro target. E ricordiamoci, questo secondo me veramente mi dà l'impressione della Federal Reserve tipo Bud Spencer che spacca tutto. Questa è Ah, la Federal Reserve Bud è Spencer. A questo quella punto immagine, entra il beh, non è saloon ma. e ammazza tutti, e qui Milano Portofino schiacciato a tavoletta perché finalmente l'hanno capito che qui bisogna È farsi molto forza efficace perché la come situazione. immagine. No, no, Molto ma io ho un grande efficace. fan. Io ho cresciuto negli anni 60-70, No, se no, ne ricordo l'epoca del no, 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 ma. Mesozoico prima. Ma Però ti infatti, assicuro, questi non scherzano. Gian, infatti si era parlato di un atteggiamento falco, estremamente falco, e lo ritroviamo già nel comunicato stampa, lo avrà anche in conferenza stampa. Guarda, mancano 3 minuti, quindi tra poco lo vedremo da noi, ma pensi che sarà duro Jerome Powell o Sì. ah, ok, manterrà questo atteggiamento, insomma. Ma io penso che lui chiaramente non può deviare molto da quello che hanno scritto, non può dire il contrario di quello che hanno scritto, sicuramente dovrà dire più o meno la stessa cosa. Però io ho tre domande da fare a Don Paolo, è semplicemente questo. Uno, qual è la credibilità delle vostre previsioni? Come siamo passati nel giro di 2 mesi, non dicono nel giro di 10 anni, a questo cambiamento repentino all'insù di quello che sarà il famoso tasso finale e di quella che è l'inflazione, veramente qui siamo arrivati veramente strani. Ossia, i vostri modelli, signor Powell, stanno funzionando, li state cambiando, e quanto siamo lontani attualmente da questo famoso tasso restrittivo di cui voi andate parlando? Lui ci dà 4,6. Io questa mattina ho messo una note dove dico che saremo vicini al 5 e ci ho preso in pieno. Mi preso per matto. Secondo me a questo punto questi vanno sopra il 5. Questi usano l'atomica di Hiroshima Ah, con oh, una resa incondizionata. Qui sono wow. veramente seccati. Qui i prezzi continuano ad aumentare. Perché io ho letto il comunicato, loro parlano gli appunti, ho rivisto gli appunti. Ma no, noi stiamo guardando il prezzo del petrolio. Il prezzo del petrolio è veramente un gioco da Locke. Per questo è l'inflazione da petrolio. Questa è un'inflazione da servizi, differito impatto Sì, anche sui stipendi loro fanno e ancora sui prezzi della. riferimento, loro fanno ancora riferimento all'inflazione post-Covid, però effettivamente è un altro tipo di inflazione. Senti, c'è Sari, che è un nostro amico che ci segue, una nostra amica, mi perdonerà, ma i nickname non sono facili a volte da individuare, e scrive: ma lo 0,75 non doveva essere già prezzato? Sì, è quello che stavamo dicendo, per quello ho fatto la domanda, è per quello che ho fatto la domanda a Gian, come mai dopo il comunicato le borse americane hanno virato verso il basso. Per quello mi pare di capire che tu ritieni, ma credo che sia effettivamente così, per le mosse successive. Intanto Powell è entrato, lo possiamo mostrare così appena inizia a parlare cominciamo a sentirlo. Ecco, per le mosse successive, vero Gian? Anche, e poi chiaramente che qui non c'è nessun accenno qualsivoglia, ossia voglia, di poi cominciare ad allentare o di ridurre i tassi nel 2023. Questo è un gran fandonie, adesso basta, erano filastrocche, questi picchiano duro. Questo è Bud Spencer, Terence Hill, lì continuano a chiamarlo Trinità, lo continueranno a chiamare Ok, Jay Powell e questo continuerà a picchiare. allora andiamo a vedere nella sala della conferenza della Federal Reserve. Forse Powell non è ancora entrato effettivamente. Ah, no, eccolo qua, eccolo qua. Allora, andiamo, Gian. Poi ovviamente io intanto ti interrompo così raccontiamo un po' quello che sta succedendo e commentiamo. Sentiamo. Down to our 2% goal.
We have both the tools we need and the resolve that it will take to restore price stability on behalf of Io e i miei colleghi siamo fortemente impegnati nel portare l'inflazione al livello prestabilito da noi. Abbiamo tutti gli strumenti per farlo. In particular, without price stability, we will not achieve la presa dei prezzi è la priorità della Federal Reserve, molto importante, ed è, diciamo, l'asse fondamentale. Oramai parla di un solo mandato, non parla più il mandato lavoro. Oggi abbiamo aumentato a 75%, che dovremmo aumentarli di nuovo. Ongoing, il che vuol dire successivamente. Dovremmo tornare l'inflazione al 2%. In più stanno riducendo l'entità del loro bilancio. Adesso segna sviluppi economici. Siamo rallentati come economia dal 2021 e apertura dopo la pandemia. Modesta crescita, spesa e produzione. Chiaro. Perché il reddito reale è sceso. Il settore edilizio c'è stato un indebolimento pronunciato per i tassi mutui più alti. As shown in our summary of economic projections, since June, FOMC participants have marked down una crescita debole all'estero che mette pressione sui nostri export. Just 0.2% this year and 1.2%. Allora abbiamo ridotto le proiezioni per l'attività economica. 0,2 quest'anno, 1,2 di GDP l'anno prossimo. Extremely tight, with the unemployment rate near a 50-year low. Job vacancies near historical highs. Nonostante il rallentamento, il mercato del lavoro rimane molto forte. With employment rising by an average of 378,000 jobs. Tantissima di posti vicino ai livelli storici, il record. The labor market continues to be out of balance, with demand for workers. In media 378,000 posti di lavoro in più ogni mese. The labor force participation rate. Il mercato del lavoro continua a essere sia squilibrato, fuori equilibrio. FOMC participants expect supply and demand. Alla forza lavoro partecipazione all'insù, più lavorano. The median projection in the SEP for the unemployment prevedono che col tempo ci saranno più lavoratori riducendo la pressione all'insù sui salari. The median unemployment rate runs above the median estimate of its longer run. Allora, il tasso di occupazione è 4,4% l'anno prossimo. Inflation remains well above our 2% longer run goal. Over the 12 months ending in July, total PCE prices rose 6.3%. L'inflazione rimane molto ben al di sotto del 2%. PCE prices rose 4.6%. In August, questo è il PCE 7,3 headline e il core 4,6. Was 6.3%. Agosto. Price pressures remain evident across adesso si riprende il trend del CPI che è 8,3 sul headline e 6.3%. Questo è molto importante, c'è una pressione dei prezzi che rimane presente sui servizi nonché sui beni. Ok, i prezzi di energia. E che questa guerra in Ucraina sta creando ulteriori pressioni all'insù sui prezzi. Il totale PC è 5,4 e 2,3-24. Io trovo che queste stime siano molto ottimiste. Allora il rischio di inflazione è all'insù, nonostante l'impatto dell'inflazione. As well as measures for le attese inflazionistiche rimangono ben ancorate al fatto dei sondaggi, anche in misura da parte dei mercati finanziari. Ma questo non ci deve permettere di essere tranquilli. Più continua l'inflazione e più continueranno le attese inflazionistiche. My colleagues and I are acutely aware that high inflation imposes significant hardship. Allora loro vogliono massimo impiego, pieno impiego e prezzi stabili.
Noi siamo consapevoli del fatto che l'alta inflazione causa disagi perché riduce il reddito reale. Siamo molto attenti ai rischi che pone l'alta inflazione, l'alto tasso di inflazione a entrambi i mandati, prezzi e lavoro. Oggi è un'unità di 3/4%. Arriviamo a 3 e 3 e un quarto. Stiamo riducendo la dimensione del nostro bilancio. Allora, questo è molto importante. Nei prossimi mesi guarderemo e cercheremo prove schiaccianti che l'inflazione sta arrivando al 2%. E vedremo anche che successivamente questi aumenti saranno appropriati. As the stance of monetary policy tightens further, it will become appropriate to slow the pace of increases. L'azione di oggi, la decisione intrapresa oggi, aveva aumentato i tassi di interesse del 3% quest'anno. We will continue to make our decisions meeting by meeting and a un certo punto potrà rallentare il ritmo degli aumenti facendo in modo che maintaining a restrictive policy stance for some time. Questo è un po' meno hawk. E comprando loosening policy. Questa è Ho. Lui dice che dobbiamo mantenere una quinta restrittiva. Hawk. Lui dice che la storia ci insegna che non possiamo mollare l'osso prematuramente. Allora, questo è il land rate, 4,4. Allora, noi hanno aumentato il land rate, il tasso terminale, di più dell'1% in 2 mesi. These projections do not represent a committee decision or plan, and no one knows with any certainty where the economy will be. Allora siamo già a livelli alti. Questa non è una decisione del comitato e non è la certezza, non abbiamo nessuna certezza sull'andamento dell'economia. Allora, rapid and forceful, stiamo prendendo delle misure rapide e anche forti per ridurre il ruolo della domanda e creare una situazione dove le spese inflazionistiche rimangono ben ancorate e avremo una crescita sotto trend e sicuramente vedremo condizioni mercato lavoro meno favorevoli. Questo è tutto il discorso. Allora, importante, e noi non molleremo finché non siamo convinti che il lavoro è stato fatto. Tutto lo facciamo, è la nostra missione pubblica. Arrivano le domande. Chiedo alla regia, non so se mi senti già, Gian. Ho capito bene che ha detto che sull'inflazione, che nei prossimi mesi ci saranno prove schiaccianti che l'inflazione è prossima a tornare al 2%, poi torniamo sulle domande, però questo è importante, cioè ha detto tante cose. Lui dice che loro attendono per muoversi delle prove schiaccianti che sta tornando al loro target. Ah, ok, avevo colto una cosa un pochino differente per quello che volevo chiederti una precisazione, perché altrimenti avrebbe cambiato assolutamente il senso. Ah, ok, cioè vorrà essere sicuro che arriverà, che presto si tornerà al target del 2%, altrimenti continuerà. Ok, perfetto, era un mio unico dubbio. Allora andiamo a sentire cosa chiedono i giornalisti, poi parliamo degli altri punti che tu giustamente hai sottolineato, che sono veramente molto incisivi. Prego, sentiamo. On the second though, so far there's only modest evidence that the labor market is cooling off. Crescita sotto il potenziale a lungo termine. Solamente evidenza modesta che il mercato del lavoro è un po' meno caldo, perché anche il disimale dei posti di lavoro siamo a dei livelli storici, il record. What will we be looking at, I guess, is your question. So we'll be looking at a few. Allora, dovranno portare il tasso federal funds a un livello restrittivo a causa dell'alta inflazione. Dunque, non ci sono ancora. Questo è importantissimo. Vogliamo vedere la crescita che è sotto il trend e
E poi vogliono vedere che il mercato lavoro si riequilibra. Poi vogliono vedere evidenza chiara che l'inflazione si sta muovendo verso il 2%. E questo è quello che cercheremo. Per quel che riguarda il tempo della riduzione dei tassi, vogliamo essere molto sicuri che potremmo, che l'inflazione va sotto, sta andando sotto il 2, verso il 2%, 2% prima di ridurlo. The outlook for rates should be seen as linear in the sense that you keep raising rates, or can you envision a time when there's a pause to kind of look at what has been wrought in the economy? Allora, voi come fate? Chiaramente la vostra analisi dell'impatto differito dei aumenti tassi sull'inflazione, la linearità degli stessi. The way I think of it is our policy decisions affect financial conditions immediately. In fact, financial conditions. Allora, dice giustamente, la politica monetaria funziona con dei tempi differenti. Then changes in financial conditions begin to affect economic activity fairly quickly. Allora loro credono che financial conditions. Allora loro dice che c'è un effetto immediato sulle condizioni, sui tassi per mercati finanziari, e poi dopo i mercati finanziari cominciano a impattare l'economia reale. Dunque distinzione, economia finanziaria e economia reale. E noi siamo molto consapevoli di ciò. Allora, mentre quando cominceremo a vedere gli effetti, avrà un certo senso rallentare l'aumento dei tassi. Allora, questo signore fa una domanda, dice, ma lo vedete come un processo lineare o c'è un momento in cui smettete di aumentare i tassi? C'è un momento di pausa dove voi vi chiedete che impatto stanno avendo le vostre misure? The way this is going to unfold. As I mentioned, what we think we need to do and should do is to move our policy rate to a restrictive level that's restrictive enough. Molto difficile dire con una certa precisione come si farà il tutto. And what you see in the SEP numbers is people's views. Dobbiamo stare i tassi a un livello restrittivo, a un punto dove è restrittivo abbastanza il tasso per portare l'inflazione al nostro tasso. And I think we'll just have to see how that goes. There is a possibility certainly that we would go. Queste stime che loro hanno dato evolveranno, si svilupperanno, cambieranno. We're not at that level. Clearly today we're just we've just moved, I think, probably. Allora, sicuramente è possibile, andremo a un livello dove noi siamo così tranquilli e ci rimarremo. Dunque, tassi alti per più a lungo. Allora, loro dicono che sono ben lontani dal tasso restrittivo. Qui i tassi salgono forte. Le proiezioni fanno vedere il tasso di disoccupazione al 4,4 l'anno prossimo. Allora, ci sarà una recessione, non ci sarà l'atterraggio morbido? From a historical perspective, given the expected decline in inflation. Now, why is that? So really, it is that is. Ossia, nell'SIP, le proiezioni, c'è un aumento relativamente modesto dal punto di vista storico del tasso di occupazione. Outside of historical experience in a number of ways. Questo noi in generale aspettiamo. First, and you know these, but first, job openings are incredibly high. Però vediamo la situazione attuale come al di fuori del concetto con del contesto normale storico. Significantly, and they need to, without as much of an increase in unemployment as has happened in earlier historical episodes. So that's one thing. Potrebbe anche essere il fatto che la disponibilità di posti di lavoro potrebbe scendere senza che ci sia un aumento della disoccupazione sensibile. As I've said, there's no basis for complacency there, but to the extent that allora, anche in questo contesto, in questo ciclo, le attese a lungo termine di inflazione, quel che l'inflazione sarà, sono rimaste abbastanza ben ancorate. E questo potrebbe essere rendere più facile ristabilire la stabilità a prezzi. E parte di questa inflazione è stata causata dagli shock sul supply, sui rifornimenti.
che è stato amplificato questo effetto dall'invasione dell'Ucraina. Questo non abbiamo visto in cicli priori. For example, commodity prices look like they may have peaked for now. Supply chain disruptions are beginning to resolve. Those developments. Stiamo vedendo gli inizi di un miglioramento. Allora, i prezzi delle materie prime potrebbero essere al peak, e le catene di rifornimento migliorano. It remains to be seen. We have always understood that restoring price stability while achieving a relatively modest. Quanto conteranno questi fattori? Bisognerà vedere. And a soft landing would be very challenging. And we don't know. No one knows whether this process will lead to a recession, or if so, how significant that recession would be. No, abbiamo sempre saputo che riaprire la stabilità dei prezzi e nel contempo, ossia far sì che non ci fosse un aumento forte della disoccupazione, sarebbe sempre stato difficile. Allora, e bisogna anche vedere con che velocità le pressioni inflattive, stipendi, scendono. Poi chiaramente l'aumento della forza lavoro. We're committed to getting inflation back down to 2% because we. Allora, le chance di un atterraggio morbido diminuiranno pari passo con il bisogno di aumentare il tasso restrittivo. Allora, non farlo adesso vuol dire più sofferenza dopo. Cioè, quali sono i punti principali per capire il mercato lavoro? Allora, abbiamo sempre un rapporto qui di 2 a 1, 2 posti per ogni disoccupato. E questo è un mercato lavoro molto forte. Allora, è questo rapporto più del tasso formale di disoccupazione, questo rapporto tra posti disponibili e disoccupati. Qua ci sono 2 posti per ogni disoccupato. Lei dice che c'è ancora un po' di strada da fare, molta strada. Allora, sarà un punto d'arrivo o un punto di pausa? Allora, quando arrivano i dati, voi come esaminerete? Volete avere un tasso che sta sotto il tasso di inflazione? Raise our policy stance overall to a level that is restrictive. And by that I mean is meaningfully. Meaningful downward pressure on inflation. Noi dobbiamo aumentare i tassi a un livello restrittivo, molto chiaro. Dobbiamo mettere pressione significativa all'ingiù sull'inflazione. E sappiamo anche che sono gli impatti differiti. Guardiamo le condizioni finanziarie in senso lato. Guardiamo, molto importante, il rischio credit, ossia quanto pagano treasuries le varie categorie di rischio. Questo è importantissimo. Allora, noi vogliamo arrivare a un punto dove i tassi reali, i tassi di interessi sono reali su tutta la curva di rendimenti, che c'è ancora un bel po' di strada da fare. Allora, noi dobbiamo guardare e misurarli nei confronti di una previsione futura dell'inflazione. Howard Schneider with Reuters, thanks for the opportunity. I just want to be clear on the steps. You say it's meeting by meeting. Reuters. It sure looks like we're going 75, 50, 25. Is 75 next month the baseline? So. Lei dice riunione per riunione, ma qua mi sembra 75-25. Prendiamo una decisione per 70, oggi è deciso 75. But there's also there's another fairly large group that saw 100 basis points. Ma la media per la fine d'anno vuol dire 125.
ma c'è un altro gruppo che vede di meno. E la decisione verrà presa durante la riunione. Intanto perdonami Gian, stavo guardando che ti chiedo se secondo te c'entra un po' con l'atteggiamento di Powell e delle sue parole che gli indici americani sono tornati in territorio positivo. Sta convincendo? Sì. Cosa ne pensi? Sì, no, no, io credo che sia un'ottima domanda. Io credo che gli indici americani tornino in positivo perché lui ha accennato alla possibilità che verrà un momento quando loro rivedranno questa politica monetaria. Ossia non è completamente sul GPS automatico, è anche detto adesso che ci sono delle divergenze all'interno del comitato sulla previsione di dove dovrebbero essere i tassi alla fine dell'anno o sul tasso finale. Sì, perché tutti e tre sono tornati in territorio positivo, li stavo mostrando in carrellata. Sì, sto guardando anch'io, non sono enormi, ma no, c'è qualcosa. No, 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 però prima erano in territorio negativo, ovviamente avevano reagito male al comunicato. Sì, ha fatto 0,50, domani mi sa che scendono. Dopo ne parliamo, anche se Powell sta dicendo, sì. Adesso ti ridò la parola, lo andiamo a sentire, che in realtà c'è ancora molta strada da fare, nel senso tantissima. Che ha detto, esatto, lui ha detto, dice che molta, some ways to go, some vuol dire parecchio, parecchia, quindi ancora più che molta. Allora diciamo che ha dato da una parte la convinzione che il fatto che si stia mantenendo questo atteggiamento da falco preserverà da problemi ancora più gravi in futuro, quindi questo probabilmente ha un po' rassicurato, che però i passi da fare sono ancora lunghi, insomma, questo non lo sta nascondendo. No, per niente. Infatti. Va bene, torniamo a sentire quali sono le domande che principalmente stanno facendo, poi ogni tanto interveniamo per commentare. Questo era un aspetto importante. Giusto. E vediamo che cosa succede a Wall Street. Prego, Gian. Allora, voi tollererete che l'inflazione sia sopra il target del 2%? Con che margine? Forecasts and we figure out what the median is and we publish it. So it's not. I would say that if the economy. Noi scriviamo le nostre previsioni, guardiamo qual è la media, la median, ossia la mediana. Potrebbe essere giusto il livello tollerabile presso il 2,20. Ma l'inflazione diventa sempre più ancorata. Allora, però voi non avete fatto 100 punti base oggi. Non dovrete fare più dopo. Allora, la dati in aggregato. Abbiamo avuto un dato sorpresa basso a luglio, un risultato sorpresa alto ad agosto. Se riguardiamo insieme, se guardiamo 3-6-12 anni, vediamo 3-6 mesi, vediamo che l'inflazione è un tasso troppo alto. Meaningfully, significativo tasso restrittivo per essere fiduciosi che l'inflazione sta scendendo. Meaningful, molto importante. Sono parole molto forti. Quello è un avvocato, le sa scegliere la parte. Voglio chiedere il vostro bilancio. Voi dite che venderete queste obbligazioni cartolarizzate sulle proprietà, però abbiamo visto un rallentamento sul mercato immobiliare. Solo prenderemo in considerazione rallentare il ritmo una volta che queste vendite sono ben avviate. Allora non siamo ancora al momento dove potremmo rallentare o potremmo diminuire questa riduzione del bilancio obbligazioni cartolarizzate proprietà. E non credo che arriverà presto questo momento.
simultaneous global tightening around the world is creates a risk of a global recession that's worse than is necessary to bring inflation down. How do you see that risk? How do you think of coordination with your fellow central bankers? Che effettivamente che questo rischio di questa stretta monetaria globale potrebbe causare una recessione globale. Lei come vede questo rischio? Frequent trips to Basel, Switzerland to meet with other senior central bank officials from around the world. We are in pretty regular contact and we exchange, of course, we all serve a domestic. Allora, io e i miei colleghi siamo appena ritornati in un viaggio a Basilea. But we regularly discuss noi tutti serviamo un mandato domestico. Ongoing constant kind of a process. So we are very aware of what. Però discutiamo regolarmente quello che vediamo in termini della nostra economia e degli effetti collaterali. Siamo molto consapevoli di ciò che sta accadendo. Always take all of that, try to take all of that into account. I mean, I can't say that we do it perfectly, but it's not as if we don't think about, you know, the policy decisions. Allora, noi sentiamo di incorporare tutto ciò nelle nostre previsioni. Major economies that can have an effect on the US economy. That is very much baked into our own forecast and our own understanding of. E noi vogliamo tenere conto anche di questi sviluppi. It won't be perfect. So, you know, I don't see it's hard to talk about collaboration in a world where people have very different levels of interest rates. If you remember, there were coordinated cuts and raises and things like that. È difficile parlare di collaborazione. Really, we're in very different situations. In un mondo in cui i tassi di interesse sono molto differenti. More or less ongoing, and it's not coordination. Siamo in situazioni molto diverse. And we all, I think, are informed by what. Ma più o meno il contatto è continuo e c'è molto così condividere e spartire tra noi le informazioni. Craig Torres from Bloomberg. Chair Powell, you talked about some ways the higher interest rates are affecting the economy, but we've also seen a resilient labor market with durable consumption, strong corporate profits. And I'm wondering what your story is on. Lei parla di come i tassi di interesse stanno impattando l'economia, però vediamo un mercato del lavoro forte. Interest rates in the future and indeed treasury rates moved up, so we should have had a lot of tightening. Ma lei come la vede questa resistenza, questa tolleranza, questa robustezza dell'economia o capacità di resistere? You're right, of course. The labor market in particular has been perché questa economia resiste così bene? You know, the sectors of the economy that are most interest. Lei ha ragione, in particolare il mercato del lavoro è stato molto forte. Showing the effects of our tightening, and of course the obvious example is housing, where you see declining activity. Ma il settore dell'economia più tassi sensibili ai tassi di interesse stanno mostrando l'effetto. Per esempio, il settore edilizio. On interest sensitive spending. I think through exchange rates we're having an effect on exports and imports. Allora, tutto ciò che è sensibile ai tassi di interesse tramite i tassi di cambio sta impattando le importazioni e le esportazioni. Tutto ciò avviene. Questa è un'economia forte, robusta. La gente ha risparmi. Da quando non potevano spendere per la pandemia, noi abbiamo detto molte volte, non tutti quelli meno abbienti di meno. Gli stati singoli hanno molto cash. Allora c'è tutti i motivi per continuare a credere che questa sarà un'economia ragionevolmente forte. Ma quest'anno la crescita sarà sotto il 30, il 30 per noi 1,8, anche il 23 anche. C'è la possibilità che la crescita possa essere più forte. On the thing I started with, which is getting inflation back down to 2%. E dunque l'economia sarà più resistente a una recessione significativa, forte. So for now that has to be our overarching focus.
Se non prendiamo le misure necessarie, sarà la cosa più dolorosa per le persone impattate. Qui non sento più niente. Pronto? Sì, Gian, adesso senti me, ma non sentivi più Powell. Adesso proviamo a ricollegarci. Probabilmente c'è stato un problema. Perché io sono. Io non sento Powell. Adesso allora capiamo se riesci a sentirlo. Non ti preoccupare, ti stavo proprio per interrompere in realtà, perché. Adesso però ti faccio una domanda, perché anche Augusto, per esempio, che ci sta seguendo, scrive: andiamo verso una recessione. Allora, Powell non la sta nascondendo, ovviamente la sta legando molto agli interventi che si stanno facendo, però non la sta nascondendo. Sì. Cosa pensi che stia dicendo tra le righe, insomma non troppo tra le righe, però tra le righe cosa pensi stia dicendo sul fronte della recessione? Ma lui sta dicendo effettivamente questo, che c'è un'economia che rimane ragionalmente robusta. Sì. Questo lo si vede dal fatto che i consumatori hanno ancora del cash risparmiato durante la pandemia, anche le imprese. Dunque questa robustezza da parte del singolo consumatore, delle imprese, dovrebbe attuire il colpo della politica monetaria ed evitare un processo di downturn, ossia dove l'economia letteralmente effettivamente si rimpiccolisce, downturn, in maniera significativa. Ossia, lui non sta dicendo che non ci sarà recessione, assolutamente no, non sta dando nessuna garanzia, qui non c'è una fiduzione bancaria. Sta dicendo: guardate che l'impatto sarà minore delle nostre misure monetarie perché c'è un'economia ragionalmente robusta supportata da questo cash. Tutto qui. Ma lui non dice che non sarà recessione, dice che più si devono aumentare i tassi, sia e più ci sarà la chance che sarà difficile avere un atterraggio morbido. Esatto, esatto. Sta mettendo le zampe in avanti. Ecco, dicendo: infatti, guardate, non crediamo alla catastrofe. Più o meno è quello. E infatti stavo dicendo la stessa cosa, e poi ha parlato anche di alcuni settori che stanno resistendo maggiormente. Sì. E di contro invece settori che, se la Fed non intervenisse come sta intervenendo, potrebbero essere penalizzati tantissimo, insomma, quindi ecco, e meno ambienti. Esatto, esatto. Però, esattamente. Allora, però dice che il settore edilizio sta accusando il colpo. Sì, per tutto il discorso del rialzo delle materie prime, dei prezzi delle materie prime, chiaramente quello è. Ma anche dei tassi, il tasso dei mutui è schizzato. Ah, sì. Questo è molto importante, il real estate. Lui lo sta dicendo, va bene. Allora andiamo a sentirlo ancora, Jerome Powell. Io credo che poi le cose fondamentali siano già belle emerse, però insomma è curioso adesso vedere su cosa si concentreranno le altre domande, gli altri giornalisti. Vediamo, sentiamo. Ossia, le nostre stime dove stanno i tassi evolveranno chiaramente. Per assicurare il mercato del lavoro. Abbiamo la riunione della stabilità dei prezzi. Però a lungo termine forse c'è un'economia più sana, meno disoccupazione, ma nel breve termine ci sono molte preoccupazioni che il tasso di disoccupazione possa schizzare. So for starters, people are seeing their wage increases, their wage increases eaten up by inflation. So if you're allora, cosa significa l'inflazione alta e il mercato lavoro più debole? Ci spieghi. La gente vede il loro aumento, paga, divorato l'inflazione. Allora tu paghi, spendi la più parte, la tua busta paga, per il mangiare, la benzina. Se i prezzi continuano ad aumentare come aumentano adesso, sei nei guai sin dall'inizio. E questi sono quelli meno abbienti. Allora noi sentiamo dalla gente che l'inflazione sta mordendo. Sarebbe simpatico se fosse un modo così di mandarla via, fare un bel augurio di andarsene, ma forse riusciremo, speriamo, rallentando l'economia. E vediamo un grosso contributo dalla parte supply, per esempio catene di rifornimento e anche un mercato del lavoro più fiorente con più lavoratori.
And that was enormously beneficial to the public that we serve. And we have to get back to that and keep it for another long period of time. Allora dice che l'inflazione bassa è uno strumento, un asset che porta dei benefici a lungo termine. L'abbiamo visto. E se noi smettiamo questo lavoro e posticipiamo e ritardiamo, porterà solamente a più problemi e sofferenze dopo. E dobbiamo fare quello che dobbiamo fare. Classica frase americana, do what you have to do. Classico, questo è da manuale. Lei dice che gli americani e le compagnie devono sentire questo dolore. Quanto tempo? Dipenderà da quanto ci metteranno i prezzi e i stipendi per scendere, le pressioni sui stipendi. Lui dice che vedremo l'inflazione che scende in maniera l'anno prossimo. Una volta che siamo sul sentiero, allora è un buon segno. Allora la gente sentirà che c'è un'inflazione minora e che l'economia migliora. Allora, i costi di disoccupazione sono considerati importanti. Allora, se non lo facciamo, allora lui dice questa era nella quale viviamo e siamo così contromarcata da queste espansioni lunghe e lì è necessario far scendere l'inflazione. Questo è il discorso di Powell. Scusa la frase su cui hai posto l'enfasi. Lui ha detto dobbiamo fare ciò che dobbiamo fare. In inglese è proprio letterale, we have to do what we have to do. Ho capito bene, è proprio così letterale. Ok, sì, sì. Ma viene utilizzata in chiave positiva? Non so se è una domanda banale, però di solito, visto che hai detto che è una frase tipica americana, no? Che si usa in questi casi in chiave positiva, nel senso che è ottimistica o come dire, vabbè, questo è, insomma, dobbiamo rassegnarci, per intenderci. Sì, ma io credo che venga usata questa frase proprio in senso totale. Ok, ok. Sì, sì, ero incuriosita. Okay. Perché loro a questo punto è il pacchetto di misure che loro vareranno. Ricordiamoci, c'è anche la vendita delle obbligazioni, la seduzione del portafoglio obbligazionario, ci sono i tassi di interesse, questi vanno, stanno aprendo il fuoco su un fronte vastissimo. Questa è tipo la battaglia di Sonzo che sta facendo. No, no, chiaro. Va bene, no, no, però l'ha detto, insomma, e poi ha parlato di... Esatto. Ha parlato di un'inflazione che sta mordendo, ma questo, voglio dire, lo sappiamo. E poi ha cercato anche un po' di scherzare sul fatto, ha detto, bah, sarebbe facile, no, poter fare solo, sarebbe bello poter fare solo un augurio di farla andare via, ma insomma così non è. E quindi, sì. Ecco, però ha ribadito, cioè che evidentemente, anzi, lo sappiamo, la situazione resta ancora preoccupante, ma insomma, non, sì, come abbiamo detto, non l'ha nascosto. Esatto. Esatto, è preoccupante e secondo me questi stanno sottovalutando proprio l'entità del problema, te la stanno dicendo col contagocce. Ok, va bene, andiamo a sentire ancora e poi andiamo, insomma, tanto piano piano ci avviamo insieme alla conclusione e poi tiriamo un po' anche le somme io e te, sentiamo cosa chiedono ancora. È interessante anche Paolo. There was a big imbalance between supply and demand. Housing prices were going up at an unsustainably fast level. So, allora, prima c'era un grosso boom immobiliare e il primo acquirente che arrivava comprava la casa a prezzi 10% sopra il prezzo richiesto. Adesso stiamo tornando ai fondamentali per lungo termine. E abbiamo bisogno che la domanda e l'offerta siano migliori e meglio allineate e che la gente possa permettersi una casa. E vogliamo che, teniamo che il mercato delle case debba subire una correzione, importantissimo.
close enough to cities and things like that. So builders are having a hard time getting zoning and lots and workers and materials and things like that. But from a sort of business cycle standpoint, allora, è difficile a questo punto trovare degli spazi per costruire le città. Questa correzione difficile dovrebbe porre il mercato dell'edilizia su basi sane. Questo housing è una grossa parte di questo balzo, un balzo nel CPI. Per esempio, gli affitti fanno una gran parte del CPI e non credo che questi affitti scenderanno nel breve termine. Sperate per il meglio, però pianificate per il peggio. Questi tassi, questi prezzi, per esempio, gli affitti rimarranno alti per lungo periodo di tempo. Territory, and you said earlier that policy is just moving into that territory now. So I'm. Lei ha parlato del bisogno di portare i tassi a un livello reale. Is that expected to be next year? How restrictive? Allora, quanto sono restrittivi i tassi al 4,6%? If we, let's assume we do get to that level, which I think is likely. Presupponiamo che arriviamo al 4,6, che è probabile, molto importante, perché vuol dire sarà superiore. E dovremmo aggiustare ciò con una previsione futura dell'inflazione. Quello che lei avrà è una positiva. Perché noi prevediamo che le tese inflattive cominceranno a scendere se facciamo bene il nostro lavoro. Allora il tasso reale a quel punto al 4,6 potrebbe essere 1%. Abbiamo scritto preparato un sentiero che noi crediamo sia credibile. Incoming data and the evolving outlook and ask ourselves where our, whether our policy is in the right place as we go. Allora, queste tese infattive le hanno aumentate, ma continueremo a guardare i dati man mano che arriva. Grazie. Così si chiude. E così si chiude la conferenza. Pensavo durasse un filo di più, però effettivamente poco fa siamo stati un po' anticipatori. Avevo detto, insomma, le questioni più importanti sono già emerse, quindi era chiaro che, sì, che poi la curiosità, in senso più comunicativo, informativo del termine, era stata già soddisfatta. Allora, partiamo da una cosa, poi mettiamo insieme un po' i punti prima di salutarci, Gian. Intanto, come consideri Powell a livello comunicativo? Come si è posto e se hai notato qualcosa di diverso rispetto alle precedenti conferenze? Ma io vedo che un Powell chiaramente a questo punto che è molto più tosto, un Powell che non indietreggia, un Powell che dice andremo fino in fondo. Io tanto moderato a questo signore non l'ho trovato, sto guardando qui American Stock Exchange e vedo che siamo appena sopra la parità sull'S&P 500, dunque questi primi grandi entusiasmi pare stiano andando un attimo sbiadendo. Sì, hai ragione. Lui non dice noi aumenteremo i tassi al 20%, lui dice guardate, non lo so, 4,4 o 4,6 quello che potrebbe essere il tasso finale, ma sì, speriamo che a un punto effettivamente tutto va come previsto, saremo all'1% di tasso reale. Ragazzi, io qui non vi garantisco assolutamente nulla, ho trovato che lui comunica molto meglio adesso di prima, dicendo delle sacre verità, e sta dicendo siamo stati presi in contropiede, siamo stati presi fuori gioco sul campo di calcio chiaramente, e dunque a questo punto noi dobbiamo accelerare i tempi. Lui dice ongoing rate increases, se due mesi fa questo signore avesse detto arriveremo a questo tasso finale, io lo dicevo, la gente mi ha detto questo poveretto ha preso troppo sole, però il discorso è molto semplice, qui abbiamo un Powell deciso, è un Powell duro, è un Powell secondo me che a questo punto lui dice sono ancora disposto a dare il beneficio dell'inventario, ma guardate se qui le cose vanno storte aumentiamo ancora
Sì, bravo, molto chiaro, niente rassicurazioni, niente, non ci sarà recessione, molto interessante il suo commento sul mercato edilizio, perché la maggior parte della ricchezza americana è negli immobili che loro hanno comprato contro debito. Dunque, nel momento in cui lui ha detto che ci sarebbe stata questa correzione, sarebbe continuata nel settore immobiliare, abbiamo visto l'S&P 500 che scendeva. Certo. Molto interessante questo, gli americani effettivamente quello che fanno è c'è la liquefazione in tutto ciò che può essere plusvalenze non realizzate su titoli e su proprietà immobiliari. Ricordiamoci qui la definizione di denaro nell'economia americana è molto diversa da quella, diciamo, europea. Qui c'è l'M1 che potrebbe essere il cash o il effettivo, effective cash, e poi c'è l'M2 che sono tutte quelle fonti, depositi a lungo termine, ma anche capacità di indebitarsi contro plusvalenze non realizzate per aumentare il consumo. Ecco, qui stanno drenando liquidità, qui bisogna drenare la liquidità, troppi soldi in giro, questa è una situazione pirandelliana, ossia molti soldi in cerca di un prodotto. Comunque, intanto gli indici americani restano sempre in territorio positivo, però come dici tu, insomma, forse senza troppa convinzione, ma poi la prova del 9 ci sarà nella giornata di domani. Volevo andare a vedere anche l'euro-dollaro con te, Jean, perché intanto ovviamente Paola ha parlato moltissimo, vabbè, di mercato di lavoro, di pressione sui prezzi e quindi ovviamente... Andiamo a vedere cosa sta accadendo, dove chiaramente sappiamo molto bene che il trend in questo momento vede l'euro debole nei confronti del dollaro, è sceso sotto la parità oggi, sì, poi ulteriormente siamo a 0,9886 perché il dollaro è considerato una valuta rifugia. Continuerà a essere così secondo te anche dopo le parole di Jerome Powell che hanno anticipato ovviamente le future mosse della Banca Centrale Americana? Ma lui ha anticipato, ossia uno non sapeva chiaramente 6 mesi fa che quello che aveva fatto 3 volte 75, dunque secondo me questo signore non anticipa un bel nulla, perché questo chiaramente, come dico a Roma, non ci ha sgamato, ossia proprio non c'è però, il fatto che, no certo, ovviamente la situazione anche nel comunicato si legge, no, che le decisioni verranno prese sulla base del monitoraggio delle condizioni macroeconomiche, sì, esatto, eccetera, questo è chiaro. Giusto. Però l'anticipazione di cui parlo io è il fatto che Powell, appunto, come abbiamo detto più volte, non abbia nascosto i problemi e abbia detto: guardate, giusto, se non vogliamo essere penalizzati ancora di più, questo è il lavoro che dobbiamo bisogna fare. Agire adesso. Appunto, tu hai questo citato la frase: dei mali. Dobbiamo fare ciò che dobbiamo fare, dice tutto. Sì, e lui dice: io devo aumentare i tassi non al 4,6, devo portare al 6, li porterò al 6. Magari 4,6 va, rimaniamo al 4,6, ma io credo a questo punto lui effettivamente sta, questi stanno navigando a fiuto, come si potrebbe dire a questo punto, perché si sono presi una bella botta in testa con l'ultimo CPI che loro non si aspettavano, okay, hanno puntato sul petrolio, hanno sottovalutato l'impatto dell'inflazione sui servizi, si sono messi nei panni di un'economia europea che loro non sono, perché qui non c'è il gas e il gas è certo, è qui certo, l'energia c'è e c'è quanta ne vuoi, chiaramente qui c'è tantissima energia, infatti la esportiamo in quantità terribili. E dunque chiaramente sì, no, io credo questo è un Powell che effettivamente dice: farò del mio meglio, io non vi garantisco nulla, ma la cosa importante è, cioè, non vi garantisco una strana recessione. Poi ha detto: e non vi garantisco effettivamente che queste stime, no, rimarranno così, sia fissate nel tempo, cioè evolveranno. Con lui dice: something will evolve. Vuol dire: guardate ragazzi, che qui io lo dico e qui lo nego, che questi tassi, queste prime che hanno fatto, potrebbero cominciare a levitare all'insù. Ecco, il fatto però di non dire, il fatto di dire non vi garantisco nulla, ci mancherebbe, ovvio che però, non è Nostradamus, non può certamente però avere, però non è un po', non lo so, rischiare di, come dire, incutere ancora più timori sui mercati, sugli investitori, perché è una frase che è un po' sibillina, no, se vogliamo. Ma è una frase sibillina, non vi garantisco assolutamente nulla. Allora gli investitori dicono: lui non si garantisce assolutamente nulla, però dice una cosa interessante, la cosa più interessante secondo lui, aveva detto che noi crediamo che l'economia americana sia abbastanza robusta, ossia nel senso che ci sono i posti di lavoro, il cash forse un po' di meno ma c'è ancora, questo attuirà il colpo, farà da ammortizzatore, noi procediamo sulla nostra strada, se dobbiamo alzare i tassi di parecchio lo faremo, siamo pronti a farlo, guardate, non avremo una forte tolleranza
per, diciamo così, un eccesso di velocità dell'inflazione. Lui sta detto, a un certo punto noi troveremo il 2,25, il 10% circa sopra il tasso target, che non è enorme. Dunque non fatevi illusione, quando l'inflazione arriva al 3% io continuo a fare la stretta monetaria. Questo è molto importante. Non mi basta la direzione, voglio vedere il numero assoluto, e non farò un pricing sul margine, sull'incremento, diciamo, positivo, decremento positivo, ma proprio sul numero al cui devo arrivare. Qui non c'è curva gaussiana, qui l'intera classe può essere bocciata. Okay. Molto semplice. Ma allora, due domande ti voglio fare prima di salutarti, Gianni. Intanto, prego. Cosa ti aspetti dalla giornata, allora, dalla chiusura di oggi di Wall Street e dalla giornata di domani, che sarà ancora più incisiva, perché naturalmente domani poi vedremo come anche le altre borse, non solo quella americana, reagiranno, no, alle parole della Fed e alle decisioni della Fed, anche in prospettiva futura rispetto alle decisioni delle altre banche centrali. Domani peraltro c'è la Bank of England, ma poi sappiamo molto bene che poi la banca centrale europea, insomma, qualche spunto lo prenderà. Allora, come andrà la seduta di oggi di Wall Street e soprattutto la giornata di domani, come te l'aspetti? Ma io penso che effettivamente oggi vedremo probabilmente ancora, secondo me, già adesso per esempio l'S&P 500 è sotto la parità, molto interessante. Andiamo a vederli, sì. È sotto la parità, dunque ha ingoiato nel giro di pochi minuti quasi 0,7% di aumento, il che non è poco. Io credo che probabilmente al giornale di domani, guarda, io vedo che croce, io mi butto, sono un tipo che spara dall'anca, io penso che probabilmente sarà leggermente negativa, secondo me. Io non credo ci sarà un grosso boom, perché se l'America chiude in rosso è difficile che il resto del mondo riparta all'insù. Certo. Io penso che sarà un momento di riflessione, loro sono stati felici, quelli del mercato, quando dicono non ha aumentato 100 punti base, non ha accennato al fatto che aveva aumentato i 100 punti base, non ha negato che forse faranno 50 e 25, questo non si sa, se non potrebbe venire a fare altri 75 se i numeri peggiorano. Dunque qui abbiamo forse evitato il peggio, però lui è molto onesto, dice francamente non ho più pallida idea, noi stiamo andando a fiuto, andiamo lì. Per cui io prevedo questo per domani, ossia non vedo una grossa diciamo così offensiva da parte di investitori scatenati. Io penso di essere leggermente positivo. Quali spunti prenderà invece Christine Lagarde? Ma secondo me la Christine Lagarde è una situazione estremamente difficile a questo punto, perché da un lato deve fronteggiare l'inflazione e d'altronde deve effettivamente, quello che sta facendo è che lei deve nel contempo mantenere una coesione interna all'interno dell'eurozona. Ricordiamoci che la Christine Lagarde è un grosso problema, io lo dico molto apertamente, pertanto oramai io so che farò una vita, faccio una vita spericolata tipo Vasco Rossi, dove evidentemente c'è un molto problema Italia. Molto importante, certo. Perché chiaramente lei deve gestire, perché la situazione è questa: la Federal Reserve è una banca centrale di un paese, un rischio paese che non esiste, e dunque ha una grandissima flessibilità e poi chiaramente può fare quello che vuole, perché è detta legge ovunque. La Banca Centrale Europea, che vorrebbe fare la controparte, giocare in doppio con la Federal Reserve, deve rispecchiare sotto sia realtà diverse, e in più non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista del rischio paese politico. Io ho detto su un altro canale, lo ripeterò qui, che secondo me la sede effettivamente della Banca Centrale Europea non si trova a Francoforte, ma si trova a Mosca. Abbiamo visto stamattina, ossia Putin dice io richiamo quelle riserve 300.000 e l'euro è crollato. Ossia sì, Putin dice adesso faccio botte e il gas è salito, il gas sale, le pressioni sulla GAR. Dunque il comitato centrale della BCE a questo punto è praticamente come la doppia monarchia austro-ungarica, cioè una sede a Francoforte e l'altra a Mosca, sciaguratamente. Ecco. Dunque lei deve, ormai, lei è, non è più una banchiera centrale, lei è la capa trader di una società che fa trading. Sicuramente in questo momento fiducia per l'Europa non ce n'è. Fausto scrive si naviga a vista, sì, assolutamente. Anzi, ancora di più, sarebbe meglio non navigare, però siccome chi si ferma è perduto, si naviga a vista, appunto, andiamo, cioè muniamoci di salvagenti e insomma tutti i mezzi possibili per cercare di rimanere a galla. Questo rimarremo a galla. Sì. Un po' spericolata, ma ci saremo. Va bene. Allora, grazie intanto a tutti gli amici che sono stati collegati fino adesso, ce ne sono ancora moltissimi collegati, quindi vi ringrazio anche per aver ascoltato queste ultime riflessioni
di Jean Ergas, che è sempre puntuale, super preciso e che ritroveremo sicuramente presto nei nostri approfondimenti sulle fonti TV. Jean, ti lascio al lavoro, per te la giornata è praticamente appena iniziata, poi figuriamoci dopo la Fed, quindi sarà sicuramente intense. Esatto, una giornata bella intensa, e a presto, grazie per l'aiuto, anche per la traduzione simultanea come sempre. Prego. Jean, grandissimo piacere, grandissimo. Grazie. A presto. Grazie mille. Ciao. E allora, grazie c'è chi ci sta ancora salutando. Io vi ricordo che potrete sempre seguirci, a parte sul nostro sito lefonti.tv, sulla nostra pagina YouTube, e dove anche troverete dei contributi on demand, quindi indipendentemente dalla diretta, e iscrivetevi così avrete tutte le notifiche del caso, e poi ci trovate su tutti i nostri social. Grazie davvero per il vostro contributo, perché è sempre importantissimo. Ringrazio anche in regia Luigi, e ci rivediamo con la nostra programmazione a partire da domani. Grazie, buona serata, buon proseguimento di serata.